Ok, vi dicevo, siamo in posizione seduta con le gambe abbastanza vicine, più o meno quasi vere. Iniziamo a portare il controllo sul sollevare anche solo di pochi centimetri il piede destro. Quindi inspiro, preparo, espiro. Vai con le braccia, le gambe, inspiro.
tiro e quindi scendo giù con la prova, sono che voglio guardare, voi proseguite, mi fermo un attimo per vedere, perché se lo faccio non riesco a guardare. Quindi fronte verso ginocchio, addominale, contrazione, mantengo l'equilibrio, lo inspiro, dopo che sono arrivato a fine corsa, ed espiro, ritorno in posizione. Non è facile. Selezionate per esercizio adatti per voi, per i vostri clienti, vi faccio una carrellata generale. Scendiamo giù in appoggio con il piede destro e portiamo il piede sinistro al pallone. In appoggio sul critico. Il primo lavoro, signori, è capire se la posizione che abbiamo assunto per voi in questo esercizio è giusta. Quindi questa fase dove inspiro, preparo è check up. Tutto, controllo. Se vedo che c'è qualcosa che non va, prima di seguire, ritrovo la posizione. Se ritengo che sia adeguata, allora è il momento in cui eseguo, inspiro ancora, preparo ed espiro. Lentamente. Inspiro. Ed espiro e ritorno su. Ancora una volta. Inspiro, preparo, espiro, scendo vicino alla fronte, alla ginocchia in questa sorta di zittira, addominale forte. Arrivo in posizione, inspiro. Va bene? No, ma la chiesa. No, certo. Ed espiro, torno su. Cadiamo da 40 centimetri. Però, senti almeno, non si sa mai. Ritorniamo con un po' di una foto, come abbiamo fatto, che è perfetto. Adesso lavoriamo invece sulla, che attenzione non fate, se non la sentite, sulla stabilità di tutte e due i piedi sollevati. Quindi cosa vuol dire? Che inspiro, preparo, espiro, sollevo uno. Trovo la posizione. Inspiro, espiro, sollevo uno. Inspiro, espiro, ancora uno. Inspiro, espiro, ancora uno. Quindi ho avuto una fase di un tempo di ispirazione con entrambi i piedi sollevati, ok? Ancora, inspiro, espiro in uno. Inspiro, espiro in due. Inspiro, espiro in uno. Inspiro, espiro in due. Bravo, ancora. Inspiro, preparo, espiro, sollevo un piedino. Inspiro, preparo, espiro, sollevo l'altro, che io dovrei trovare in una fase con tutti e due i piedi su, ok? Inspiro, espiro, appoggio un piede, quello che sento per primo, inspiro, espiro, appoggio l'altro piede, e mi fermo. Potremmo giocare a questo punto con le braccia, le mani in svariati modi, o le quali è tornare in mani al petto, quindi pigiare, lo fa bene con le mani qua, o farlo in questo modo. Lavoro uguale, inspiro, inspiro, vengo su, inspiro, inspiro, vengo su, inspiro, inspiro, appoggio, inspiro, inspiro, appoggio. Com'è? Potete provare ancora una volta, mani lì al petto, più lo fate più vi allenate, eh? Inspiro, inspiro, sollevo un piedino. Inspiro, espiro, sollevo l'altro piedino. Inspiro, espiro, appoggio il piede che sento per primo. Inspiro, espiro, appoggio l'altro. Per chi vuole, ecco. Vai in cinque, rimani. È una via di mezzo. Non è proprio una sigla, è proprio, ma non è neanche un'estensione completa. È un'attivazione dove quando attivo, come è normale che sia, da qua ho questo. Questo mi porta a poter fare il movimento di sollevamento. Quindi da qua inspiro, espiro, sollevo uno. Inspiro, espiro, sollevo due. E me la gioco. Inspiro, espiro, appoggio uno, inspiro, espiro, appoggio due. Quindi non è proprio né estensione né troppo chiuso. Ovvio, più siamo bravi.
gravi, tra virgolette gravi, più riusciamo a rimanere in estensione bloccando tutto senza la retroversione del bacino. Per iniziare però si può anche dire se sei più comoda o comodo, contraici e lavora in C, tira gomitoli, ammesso che sia più facile, perché sinceramente non so se è più facile. Ma provate tutte e due le versioni. Esatto, perché anche lì non è così semplice, però potrebbe essere, mi dice, per me, dico che se per te è così è vero, non pensiamo però che sia così per tutti. Allora, questo è per far vedere che cos'è una power up, cos'è un controller, cos'è una stability, che ovviamente quando è veramente buona, parlo di eccellenza, perché chi fa eccellenza sulla palla e non ci sente fanno delle cose incredibili, ci dà la stabilità. Voi trasferite questo da quello che è un corpo che sa stare in appoggio su una palla che è instabile, quanta stabilità in più abbiamo quando semplicemente camminiamo per la strada anche con un terreno leggermente disconnesso. Quante volte abbiamo visto persone non più giovani ma anche largamente giovani, forse anche distratte, a un piccolo gradino di dislivello spalmarsi sul pavimento con anche degli esiti piuttosto nefasti. Con un core allenato vi posso garantire che riduciamo, non annulliamo, questa possibilità, soprattutto quando andiamo avanti negli anni, se poi andare avanti negli anni ha indicato anche maggior specificità sedentarietà. Quindi non è per dire che bravo che sono, fallo anche tu, ti diventi anche tu con l'applauso, è dire questa cosa ti serve, questa cosa è trasferibile. Questo controllo è utile e finalizzato ed è funzionale alla vita di tutti i giorni. Torniamo ancora noi qua e facciamo l'ultimo esercizio di stability con, per chi se la sente, l'estensione delle gambe. Quindi inspiro, espiro, vengo su. Inspiro, espiro, vengo su. Inspiro, espiro, stendo. Inspiro, espiro, mi chiamo. Inspiro, espiro, stendo. Inspiro, espiro, richiamo, inspiro, espiro, appoggio, inspiro, espiro, appoggio. Fatelo se la sentite, perché non è semplice. Vedete come ho perso per un attimo. Appena mi sono accorto di averlo perso, ho ripreso la palla, perché se la non la riprendevo mi trovo dietro. Quindi questi movimenti di anche disequilibrio sono allenanti, perché sono un input che noi elaboriamo, proseguiamo come file, per stabilizzare. Ecco perché c'è l'instabilità, siamo obbligati. Quindi se nel momento in cui sono qua, mi stendo e sto cadendo in avanti, è il momento in cui sento che per non cadere avanti devo stringere più. Potrebbe essere che non ce la faccio, però sicuramente non mi spiattello, appoggio i piedi. Non so se capite anche qui l'analogia. Molto bene, bravo. Ma siamo anche la ragazza dietro che sta facendo meglio di me. Perché non sarà un pezzo per niente. Inspiro, quindi espiro e estendo la gamba e mantengo e richiamo. Poi ovvio che ho una fase magari di, vedete, minor stabilità, perché sto parlando, sono meno concentrato. Inspiro, devo trovare di nuovo la mia stabilità. Inspiro, trovare l'estensione. Inspiro, espiro, richiamo. Ho ripreso la stabilità, inspiro, espiro, scendo e passo. Ok, andiamo ad allungare un attimino, potete il pallone, attenzione che se non lo mettete bene farete questo, trovate il giusto baricentro, quindi gambe un po' piegate per il pallone in appoggio, inspiro in estensione, espiro, scendo, una sorta di spalla stretch o ruolo, allungo, testa scende verso il centro, per il ginocchio, inspiro, espiro, torno su, riprendo posizione e ancora, inspiro, estensione assale, presa in seduta, espiro, la testa, collo, schiena, spalla, braccia e scendo, sento addominale, inspiro,
inspiro allungo per paro, espiro, inspiro allungo per paro, espiro, me ne fate solo un paro per favore da soli, e quindi inspiro allungo per paro, salgo. Qui ho l'obiettivo di andare bene in estensione assale verso l'alto, espiro, letto, e l'obiettivo con la flessione. Siamo con il braccio destro in estensione, e qui che espiro, gonfio il base e attivo l'addominale per tornare in posizione di partenza. Il braccio destro scende, si appoggia verso la palla, perché adesso inspiro lungo il braccio sinistro, sono in estensione assiale. Espiro, vado il flex laterale e ho il torace sinistro pronto ad ispirare lateral breath. Inspiro, preparo, espiro, ritorno e braccio scende. Bravissimo. Cambiamo posizione delle gambe, quindi avvicino una gamba, stabilizzo, divarico l'altra e ripeto la stessa esercitazione. E ripeto, devo trovare una volta la posizione corretta per farti provarla. Inspiro a lungo, espiro. Inspiro a lungo, espiro. Mentre espiro il braccio scende, così posso ispirare e trasferire l'altro. Respiro. Respiro. E
questo è un deterrente, però ricordatevi che ce l'ho anch'io. Le calzine come voi non hanno neanche farina di cibo. E quanto reputiamo l'addominale? Ricordatevi che Paola la sede del potere è qua. Se noi ci concentriamo e portiamo la forza fuori da qua, i piedi scivolano. Perché sto dirigendo l'energia e la sto focalizzando dove non serve. Il piede è un tramite, il mezzo è l'addome. Vi faccio questo esempio anche se è un po' forzato. Scendere, arriva là, ci siamo. Quindi inspiro, controllo, espiro. E qua arrivo. Sento che l'appoggio del bucale. Sono qui. Quando da qua dovessi puntare la forza troppo sul quadricipite e poco sull'addominale, succederebbe probabilmente questo. Inspiro. No. Qua. Inspiro. Vai. Espiro. Come mai non sono sovrato più e ho le calzine? Perché qui. Se non c'è questo, semplicemente cosa vuol dire? Dobbiamo allenarci di più a... Ecco perché dico, tanta gente si riempie la bocca, io faccio sport, faccio questo e fammi vedere. Fammi vedere qua. Perché con le parole, io sono 20 anni che faccio pilates, eh? Faccio 100 calci. Sì, fammi vedere, come lo fai? Come mai a questo esercizio, anche se è la prima volta, sono a fort, ho paura e ho... uno non ce l'ha, non fa. Ok, proseguiamo ancora in questo tipo di esercizio. Siamo stati già quindi in condizione di roll down e riprendiamo, perché vi lo faccio vedere, poi fate per favore dopo, se no se lo fate non vedete. Inspiro, cammino e spiro, arrivo e sono in posizione. Inspiro ed espiro, porto le braccia. Respiro. Questo è molto semplice, è proprio solo un lavoro dove mantengo la posizione e mobilizzo le braccia. Due circonduzioni in un senso, in sgrado, due nell'altro, per poi aprire a croce. Inspirare ed espirare dal basso questa volta. Sollevo. Sono partiti dall'alto, da dietro in avanti, sono fatto andare avanti in questa posizione qua. Quindi facciamolo insieme, inspiro. Vuolo, cammino, inspiro. Porto le braccia dietro, la testa in appoggio. Attivo e inspiro, una circonduzione, inspiro. Non perdete l'equilibrio. Inspiro, vado braccio di nuovo dietro. Seconda circonduzione. Inspiro, porto le braccia dietro. Al contrario. Scendo in avanti, apro verso l'esterno. Inspiro, espiro, porto le braccia adesso aperte verso l'esterno e da qua faccio il ritorno, roll up, inspiro, le braccia dal basso, salgo verso l'alto e ho lo stop e sono arrivato. Ok? Uno solo da soli, inspiro e quindi
inspiro, espiro, ritorno e rientro. Ok? Inspiro, espiro, cammino e riprendo la posizione. Questo è il controllo. Questa è concentrazione, questo è allenamento. Ecco perché Pilates o lo si fa o se no. Penso che è la cosa della vita. Proviamo, chi sarà sempre, inspiro, espiro, camminiamo su in avanti e trattiamo allegramente.
che bello. Ovvio, lei arriva con il suo background, perché è quasi facile, forse non facile, ma che background ha. Quindi l'idea è anche magari, secondo il mio punto di vista, creare obiettivi nelle nostre azioni a breve, medio, lungo termine. Questo esercizio potrebbe essere frutto di 9 mesi di pilates da settembre a giugno, dove alla fine anche di fare, 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 a maggio, giugno il cliente dice: finalmente l'hai visto, a settembre non riuscivo a farlo, e adesso? Quella è la progressione lineare, quando lui ha un cliente che dice: ho investito tempo, denaro, ho visto dei risultati, li sento, li percepisco, sono fidelizzazione, si chiama, ma analisi, però se non c'è questo, poi torna, mi chiedo certe volte, ma non è tornato, certe volte non tornano anche se facciamo il massimo, certe volte non tornano perché non riusciamo a dargli i feedback giusti, le aspettative giuste e non riusciamo a creare risultati che a loro ovviamente necessitano. Proseguiamo. Andiamo adesso in versione prona, quindi siamo addominale, appoggio sul fico e sostiene giustamente molto la zona lombare e addominale, mani in appoggio, sono in posizione con le mani un po' avanti, più o no, dal braccio inteso come arco superiore perpendicolare, ma è leggermente in diagonale avanti, perché devo fare questo piccolo scorrere in avanti in questo modo, inspiro, espiro, scivolo, vado, sollevo le gambe, inspiro, espiro, scivolo, fino indietro, appoggio la punta dei piedi e ritorno, inspiro, preparo, espiro, inspiro, preparo, espiro. La palla scorre leggermente avanti e indietro, ancora inspiro, preparo, inspiro, attivo, inspiro, preparo, espiro. Adesso andiamo sulla verticale rispetto agli arti superiori, con le gambe sollevate e facciamo il classico swimming, inspiro ed espiro. Quattro, tre, due, uno, stop, inspiro, espiro, relax, faccio scendere giù i piedi a terra ancora, e ripeto, inspiro, espiro, vado in posizione gambe sollevate, e via, in terra, quattro, tre, due, uno, stop, inspiro, espiro, relax. Ancora da soli, inspiro, espiro e via, sollevo e da riparto, in e destra, 1, 2, 3, 4, 5, stop, inspiro, espiro, vado indietro. Bene, piccola pausa, anche qua, scusate di sé, certe volte forse risulta un po' magari eccessivo, ma in realtà Pilates è questo, ricerca i dettagli e va a vedere qualsiasi pelo leggermente meno dritto rispetto agli altri. Quando siamo su, in questa posizione, a parte che è tutto attivato, questo movimento è collegato al respiro. Siete d'accordo? Sì. Il respiro è... Cosa vuol dire? Se fate questo, vi spiegate come fate a collegare il respiro in and out al movimento. E se non lo fate, cosa che facete? Pilates o qualcosa d'altro, che è validissimo, ma è qualcosa d'altro. Quindi quando siamo qua, è slow motion.
per passare al swimming adattato ovviamente alla figura, le caratteristiche dello swimming classico che prevede sollevare braccio sinistro, gamba destra, inspiro, espiro e stop qua, inspiro, espiro e scendo. Appoggio bene, 4 punti, adesso sollevo braccio destro, gamba sinistra, inspiro, espiro e inspiro, espiro, scendo. Se riusciamo, scendiamo insieme, mano, piedi. Inspiro, espiro, su. Inspiro, espiro, giù la mano, giù il piede. Provate sempre il punto d'appoggio. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, appoggio. La partenza è qua. Questa posizione andiamo a lavorare su un mix tra Pilates e funzionale, dove l'obiettivo è il richiamo delle ginocchia. Da qua è inspiro, espiro e inspiro, espiro e riappoggio. Inspiro e espiro. Inspiro, espiro e appoggio. Provate ancora un po' di volte, inspiro respirando semplicemente avvicino un po' la palla e ginocchio quanto riesco, contraendo l'addominale, esatto. Inspiro, espiro, scendo quasi andato sulla stretch, la forza. Inspiro, espiro. Passiamo alla versione side bend che abbiamo fatto prima in lateralità destra e sinistra. Apriamo bene i piedi, vedete che li ho belli divaricati? Ok, sono ben divaricati, ma c'è un perché. Perché più sono divaricati, più ho una base d'appoggio ampia, più ho stabilità. Più sono vicini, più la base d'appoggio si riduce, minore la stabilità. Quindi partendo con gambe piuttosto divaricate la stabilità è maggiore. Il lavoro prevede questo: la mano sinistra, inizio con la mano sinistra, passa al centro, qua, inspiro, preparo, espiro, vuoto, inspiro, preparo, espiro, scendo. La mano destra va al posto della sinistra perché inspiro, preparo, espiro, vuoto. Inspiro, preparo, espiro, torno. Inspiro ancora, preparo, espiro, vuoto. Inspiro, preparo, espiro, torno. Inspiro, preparo, espiro, vuoto. Inspiro, preparo, espiro, torno. Ne fate uno da soli, per favore. Inspiro, preparo, espiro, and torsione. Questo è piuttosto semplice. Inspiro, espiro, ritorno. Ci dà però l'idea di lavorare sul piano. Inspiro, preparo, espiro, vado, e ora. Inspiro ed espiro, ritorno. Adesso andiamo a vedere la differenza, non più teorica, ma pratica, tra cosa
significa che da piedi belli divaricati, non è vero, li unisco e ho lo stesso lavoro, inspiro, espiro vuoto, vado laterale, inspiro, espiro torno e mi ritrovo in partenza. Inspiro, espiro vuoto, vado laterale, inspiro, espiro, ritorno in partenza. Provate in questo modo. Non cambia tantissimo, ma se voi state attenti alle sensazioni e percezioni, qualcosa di diverso è arrivato. Facciamo una piccola pausa.